Verifica che il punto Q di coordinate 4, 3 appartiene alla parabola di equazione y uguale 1 mezzo x quadro meno 2x più 3 e scrivi l'equazione della retta passante per Q tangente alla parabola. Ci tengo a specificarlo, che non sono io che scrivo questi testi. Verifica che il punto Q di coordinate 2, 3 appartenga alla parabola. Però non voglio fare il rompiscatole, però comunque qua bisognerebbe dire certe cose, no? Ad ogni modo, disegniamo come al solito la parabola, che è una parabola avente asse di simmetria parallelo all'asse dell'y. Perché? Perché ha equazione y uguale ax quadro più bx più c. Parecchie volte l'abbiamo già ripetuto. Il vertice è sempre meno b fratto 2a l'ascissa e meno delta fratto 4a l'ordinata. A è un mezzo, b è meno 2, c è 3. Visto che è un mezzo positivo, la concavità di questa parabola è di sicuro rivolta verso l'alto. Meno b su 2a è 1, se b è meno 2, meno b è 2. 2a è 1, perché sarebbe 2 per un mezzo, 2 mezzi, 1. 2 su 1, 2. L'ascissa del vertice è 2. Vediamo chi è meno delta. Meno delta lo possiamo scrivere come 4ac meno b quadro fratto di sicuro 4a. Possiamo notare come 4a sia 4 mezzi, quindi 2, il denominatore è 2. 4ac è un 4a, quindi 4 mezzi, 2 per 3, 6, meno b quadro che è un meno 4. 6 meno 4, 2, 2 mezzi 1. 2, 1 è 1 è l'ordinata del vertice, 2, 1 sono le coordinate del vertice. Quindi punto anche in questo caso che si trova nel primo quadrante. Molto facile anche da trovare. Quindi 2, 1, questo è 1, questo è 2, eccolo qua il vertice. Sembrerebbe che la parabola non intersechi mai l'asse delle x. Infatti, se diamo 0 alla y, otteniamo l'equazione 1 mezzo x quadro meno 2x più 3 uguale 0 e moltiplicando poi per 2 entrambi i membri 2 per 0 0 è un x quadro meno 4x più 6, ma se calcolate il discriminante b quadro meno 4ac vi verrà un 16 meno 24 che è un valore negativo, quindi vuol dire che il discriminante è negativo, questa equazione non ammette soluzioni, vuol dire che la parabola non interseca mai l'asse delle x, l'asse delle ascisse. Interseca solamente l'asse delle ordinate, perché l'asse delle ordinate è equazione x uguale 0, dando 0 alla x viene il punto 0,3. 0,3 è un punto che sta qua, quindi la parabola, diciamo, fa questo andamento, no? Visto che un mezzo numero meno di 1 è una parabola un pochino più larga rispetto al solito. Manca la retta. Per la retta ci chiedono di verificare che questo punto Q 4, 3 appartenga alla parabola, perché se dovesse appartenere alla parabola possiamo tranquillamente applicare la formula dello sdoppiamento. 4, 3, allora al posto dell'ordinata mettiamo 3, al posto delle ascisse delle x mettiamo 4. Y, quindi 3, è uguale a 4 al quadrato fa 16. 16 di mezzi è 8, meno 2 per 4, 8. Più 3, vedete che 8 meno 8 se ne vanno, 3 effettivamente è uguale a 3. 3 uguale a 3 è un'equazione che è vera, è assolutamente realistica, è così, 3 è uguale a 3. Quindi quel punto Q appartiene alla parabola e quindi possiamo applicare senza dubbio la formula dello sdoppiamento. 4, 3 per essere precisi, un punto che starebbe qui, vedete? Eccolo qua, 4, 3. E infatti è un punto che sta sulla parabola. Se uno fa un disegno, diciamo, decente, si capisce anche senza fare una sostituzione. La formula dello sdoppiamento, lo ricordo, tenendo presente che la parabola ha equazione y uguale a x quadro più bx più c, al posto di y basta mettere y più y con 0 mezzi, uguale a x quadro, a rimane a, al posto di x quadro ci metto il prodotto fra x e x con 0, più bx, al posto di x ci metto x più x con 0 mezzi, così come ho fatto per la y, più c. Allora, a, b, c sono rispettivamente, l'ho detto ancora, lo ripeto, 1 mezzo meno 2 è 3. X con 0 y con 0 sono 4, 3. Allora, y più 3 diviso 2 è uguale a, questa è la tangente, a che è 1 mezzo, per x per 4. Quindi 4 per 1 mezzo che è a per x, più b che è meno 2 che moltiplica x più 4 diviso 2 più 3 che è c. Allora, si semplificano moltissime cose, come potete notare. Infatti, allora, 4 mezzi e 2, la tangente viene, la scrivo qui. Allora, rimane y più 3, tutto fratto 2, uguale. Allora, 4 mezzi e 2, per x è un 2x. 2, 2 se ne vanno, meno che davanti a x più 4 fa diventare x più 4, meno x meno 4, più 3. No?
Direi di moltiplicare per 2 entrambi i membri per ottenere y più 3 diviso 2 per 2 è un y più 3, quindi viene un y più 3 uguale 2 per 2x è 4x, 2 per meno x è un meno 2x, meno 4 più 3 è meno 1 per 2 meno 2. Portando il 3, y uguale, lo scrivo a questo punto al posto della formula, ormai l'abbiamo imparata direi perfettamente, y è uguale a... Allora, 4x meno 2x è sicuramente 2x, porto 3 a destra, meno 3 meno 2 è meno 5, vi confermo che y uguale a 2x meno 5 è l'equazione di questa retta tangente passante per q alla parabola y uguale 1 mezzo x quadro meno 2x più 3. Q è questo qua, in effetti y uguale vediamo se mi sono fregato alla fine come al solito, questa qua. Y uguale a 2x meno 5, vi confermo che è proprio questa. La potete vedere lì rappresentata con GeoGebra. Ciao a tutti.